Comunista invita a votare per il quesito A nel referendum che si farà a Bologna il 26 sulle scuole pubbliche. L'idea è molto semplice, che bisogna abolire il finanziamento per le scuole private. Noi pensiamo che la scuola deve essere pubblica, che i soldi delle tasse dei cittadini devono servire per la scuola pubblica, per due ragioni. Uno, perché lo Stato deve garantire a tutti di poter andare all'asilo nido, alla scuola materna, alle elementari, alle medie e avanti così. Secondo, che la scuola pubblica è il posto dove si possono incontrare i bambini, bambini ricchi, poveri, musulmani, cattolici, atei, italiani, figli di immigrati, bianchi e neri. Cioè la scuola pubblica è uno spazio pubblico che aiuta i bambini a imparare a confrontarsi con quelli che sono diversi da loro e quindi aiuta a formare dei cittadini che producono una città che discute, che dialoga, non che si scontra e si divide. In questo senso c'è un'enorme modernità della scuola pubblica che va difesa, questo i soldi delle tasse devono servire alle scuole pubbliche. Ovviamente polemizziamo duramente col sindaco Merola che invece vuol continuare a dare questo milione alle scuole private. Merola si ammanta di grandi parole ma dovrebbe dire chiaramente che lo fa perché il Partito Democratico è diventato una specie di Democrazia Cristiana, di grande pentapartito e che il PD non vuol perdere i voti della Curia, Curia che ha grande vantaggio da questi finanziamenti alle scuole private cattoliche. Ecco, noi vogliamo garantire che i bambini cattolici di tutte le possano nella scuola pubblica avere l'educazione, invece non siamo per nulla interessati a continuare questi scambi politici perché questo è un voto di scambio in cui uno gli dà un milione e gli altri gli danno i voti. Ecco, a noi questa cosa qua non interessa. E da ultimo voglio fare un appello ai leader dei partiti che appoggiano questa campagna per la scuola pubblica a Bologna, essendo che è una campagna nazionale, in particolare Grillo e Vendola che sono grandi leader politici che riempiono le piazze, ecco, vengano a Bologna a dare il loro contributo perché c'è bisogno di vincerla questa battaglia. Lo so che siamo tutti in giro per la campagna elettorale delle amministrative, tanti comuni che vanno al voto, ma qui questa battaglia va oltre al fatto che le nostre liste vadano bene in questo o quel comune. C'è una battaglia di civiltà e quindi spero che Grillo e Vendola vengano a Bologna a portare il loro contributo perché a Bologna ci sia un segnale della vittoria del referendum per la scuola pubblica e possa essere questo di Bologna un segnale per tutta l'Italia, perché l'articolo 33 della Costituzione che dice che la scuola privata è libera ma senza oneri per lo Stato non è stato scritto a caso nella Costituzione e noi dovremmo rispettarlo.